c'è un decreto ministeriale che prevede l'opzione di bandire contratti per docenti esterni o retribuiti o gratuiti. Noi volevamo che la facoltà di lettere prendesse posizione contro l'ipotesi dei bandi gratuiti, perché riteniamo che sia un meccanismo di squalificazione del lavoro di chi in questi ultimi anni ha svolto i corsi e sia una forma in qualche misura di licenziamento in guanti bianchi. Siamo opposti attraverso una raccolta di firme che ha già superato le 120 firme e le 120 adesioni e volevamo che il Consiglio e la Presidenza prendessero atto di questa richiesta e in qualche misura agissero di conseguenza. Di fronte alla nostra richiesta e di fronte anche a una ipotesi di mozione che avevamo presentato in Consiglio di Facoltà, dopo una discussione dove non sono mancati anche pareri contrari ai contratti gratuiti, ha vinto anche all'interno del Consiglio della Facoltà di Lettere la decisione di procedere come se nulla fosse, quindi di approvare la programmazione didattica senza porre formalmente la questione dei contratti gratuiti, avallando la scelta del Consiglio di Amministrazione che è quella di fare dei contratti gratuiti la norma. C'è una doppia motivazione, diciamo, una motivazione di un provvedimento d'urgenza sulla programmazione didattica ai fini di garantire i diritti degli studenti di conoscere in anticipo i corsi che andranno a seguire il prossimo anno. Non siamo noi che andiamo contro l'interesse degli studenti, è un'università che fa tenere corsi a persone mal pagate che hanno difficoltà a preparare le lezioni, come saranno indubbiamente i professori a contratto che insegneranno a titolo gratuito. Ci sono cifre estremamente alte che potrebbero essere ridiscusse e stornate a vantaggio di contratti pagati, retribuiti, come pure è previsto dal decreto Gelmini del luglio 2008, eppure si sceglie di non farlo. E qui diciamo ci sono cifre eloquenti, perché sono previste ad esempio 2.660.000 euro per gli affidamenti a strutturati di corsi in altre facoltà o altri corsi di laurea. Bene, noi sappiamo che da quest'anno questi affidamenti non potranno più essere pagati, allora ci chiediamo cosa verrà fatto di questi 2.660.000 euro. Verranno spesi ancora in cerimonie d'ateneo, ancora in ristrutturazioni diciamo prive di logica come è il caso del giardino di storia, oppure verranno messi a profitto di giovani che da anni mandano avanti l'università con retribuzioni da fame? Noi siamo convinti che l'università si fonda sul binomio didattica e ricerca. Le due cose non si tengono insieme. L'alta formazione prevede un'alta qualificazione e dunque una retribuzione adeguata. Come diciamo noi, a parità di mansioni con gli strutturati ci vuole parità di retribuzioni per i precari. Thank you.